Buongiorno e benvenuti. Sono Lucia Spagnolo, curatore archeologo presso il Museo della Rapacis e ho il piacere di accompagnarvi in un breve viaggio, un racconto scandito in alcuni appuntamenti attraverso il quale vorrei presentarvi uno dei monumenti più importanti e meglio conservati della Roma del Primo Impero, la Rapacis Auguste, l'altare della pace augustea. Scopriamone prima di tutto insieme la collocazione. Il luogo in cui si scelse di costruire l'altare della pace era il Campo Marzio, nella sua parte settentrionale. Possiamo oggi idealmente ritrovarne le tracce se passeggiamo tra Piazza Augusto Imperatore e Piazza del Pantheon. Ne sono quasi dei confini il Tevere ad ovest e Via del Corso ad est. Siamo quindi sulla riva sinistra del Tevere, non lontano dall'antico tracciato della Via Flaminia, strada che consentiva l'accesso alla città da nord, che oggi corrisponde a Via del Corso. Ma torniamo alla Roma dei tempi di Augusto e proviamo ad immaginare come doveva essere. In questo può aiutarci un testimone d'eccezione. Campo Marzio, reso bello dalla natura e dalla cura degli uomini. L'ampiezza di quella pianura è mirabile e offre uno spazio aperto utile al correre dei carri e dei cavalli e da quella gran moltitudine che suole esercitarvisi alla palla, al disco e alla palestra. Insomma, l'insieme offre uno spettacolo da cui l'uomo non può distogliere i propri occhi senza dispiacersene. Chi parla è Strabone, geografo greco vissuto tra la fine del primo secolo avanti Cristo e l'inizio del secolo successivo, un contemporaneo dell'imperatore Augusto. Grazie alle sue parole possiamo figurarci una distesa verdeggiante, un'oasi di quiete, nella quale era possibile passeggiare, ma anche allenarsi. Un'ottima soluzione per il corpo e per lo spirito, verrebbe da pensare. Qui si era abbastanza distanti dall'area urbana centrale, considerata sacra, motivo per cui i soldati potevano svolgervi il proprio addestramento militare e i generali vittoriosi potevano transitare con l'esercito ancora in armi, di ritorno dai propri impegni militari. Qui il giovane Ottaviano, nipote e figlio adottivo di Giulio Cesare, decide di dare vita a una parte fondamentale del proprio progetto politico, costruendo edifici importanti e di grande significato simbolico. Tra di essi, l'altare della pace, che viene edificato nel punto in cui oggi Via del Corso incrocia Via di San Lorenzo in Lucina. Le parole sono molto importanti in questa storia, ci aiutano a capire meccanismi lontani da noi nel tempo. Cerchiamo di analizzarle insieme. La parola altare ci fa venire in mente quello che si vede in una chiesa, cioè un tavolo, un piano di appoggio che si utilizza nel momento in cui si celebra la messa. Anche per i romani succedeva qualcosa di simile. L'altare era lo strumento che si utilizzava per entrare in contatto con i propri dei, svolgendo sacrifici e facendo loro delle offerte. Attraverso l'altare si poteva quasi parlare con gli dei, allo scopo di conservare con loro un buon rapporto. La Rapacis onora una dea che fino ad allora a Roma era poco celebrata, la pace, in latino pax. La parola pax ha la stessa origine di patto, unione, armonia, ossia un rapporto positivo e di fiducia, sicuramente quello che i romani volevano avere e conservare con i propri dei. La pace era quindi la dea che simbolicamente rappresentava l'armonia tra i romani e i propri dei. Non era cosa da poco. Prima di Augusto, Roma aveva vissuto un clima da guerra civile ormai da molti anni. Troppo sangue dei cittadini era stato versato e una condizione di stabilità e di armonia interna era molto desiderata. Solo un buon rapporto con gli dèi poteva garantire questa armonia, ed ecco che la scelta della dea pace non appare più così strana. Ma c'è un'altra parola, altrettanto importante se non di più in questa storia, augustea. Non si tratta semplicemente della pace, ma di quella garantita da Augusto. Bisognerà quindi approfondire la figura di Augusto per poter capire profondamente il significato della Rapacis. È quello che faremo nel prossimo appuntamento, se ne avrete voglia. Vi ringrazio per l'attenzione.